parlare. Buongiorno e bentornati sul canale Microorologiai. Oggi sabato ci troviamo all'Imbiate per il mercatino delle pulci dell'antiquariato, sempre versione ridotta per via delle giostre che mi avevano detto erano andate via, invece non è vero. Ci sono ancora, però dovrebbe essere l'ultimo fine settimana. Andiamo a caccia di orologi, andiamo per prima cosa, andiamo a trovare il Dario. Eccoli qua, ciao Maurizio. Ciao caro. Beh, allora, ciao caro. Siamo arrivati prima. Ciao, ciao Dario. Veramente ieri sera eravamo già qui. Sì? Sì. Ciao Dario. Ciao Cesare. Grazie, ciao Dario, ciao. Grazie. Com'è? Tutto bene, grazie. Bene, grazie. Bene, bene, bene. Ciao tutto amico posto? Mio. Ma sì, ma dammi la mano. Guarda qui, cos'è arrivato? Movimentini russi. Sono carica manuale? Sono russi? Sono russi. Perché so che sono russi? Russi, russi, russi. Sicuro? Sì, certo. Nel 24, 28 qualcosa. Pensavo che fossero più... Questi movimenti Miota. Ma sono nuovi? Sono nuovi, imballati. Se ti serve qualcosa prendili, eh. Eh sì, li prendo sì. A me non servono proprio loro. Li prendo sì, ogni tanto può succedere di cambiare. Li prendo... Prendi un sacchettino, prendi quello che vuoi. Vabbè. Ermine? Quello lì non funziona. E al quarzo? Sì. Quello non è funzionante. Questo qui ho capito. Queste sono quelle con le complicazioni. Purtroppo poi c'è sempre il problema della ricambistica. Se li metto dentro tutti. Sì, grazie amico mio. Questi li tengo lì, chissà mai che capita che serva qualche ricambio. Poi c'è un po' di rottamaglia qua. Oh, ma adesso arriva Mirko e ti ritira tutto in blocco. Ne ho un po', ne ho un centinaio di questi. Sì, vabbè, allora non ti chiedo neanche se ne vuoi qualcuno. No, no, anzi sto cercando di farli fuori anch'io. Li ho messi in vendita su eBay. Chi dive? Teresa, una ruotina! Ciapala, ciapala. È nuova oltretutto, No, sulla moto. Non ha fatto mai chilometri. Chilometri è nuova, è nuova. Battistrada, il battistrada nuovo. No, guarda che il Dario, guarda cosa c'è. Non c'è un Cartier a casa? No, purtroppo no. No, okay. Ma tu ce l'hai? No, io ti davo il set per la pulizia del Cartier. Ce l'ho, il set ce l'ho. Mi manca, io ho il set ma non ho il Cartier. Oh, questo qui te lo prende Mirko per la clou. È arrivato questo Brettl in Giro d'Italia. Bello. Con movimento? Venus 188. Cassa cromata, placata oro. Sì, sì. Cassa originale? Cassa originale, sì, tutto originale. Ah, guarda, sì. Dovete fare attenzione, le casse Brettl si riconoscono da quelle false perché in questo caso è stato punzonato, invece quelle false le fanno col pantografo. Col pantografo, sì. Invece questo qui si vede che è bello. Quello richiesta? È posso fare mille, via. Millino, dai. Questo, poi di nuovo è arrivato, questo Vulcan, bellissimo. Vulcan? Vulcan rarissimo. Col Vaggio 23. Ah beh, cacchio. Bellissimo. Vaggio 23. Cassa in acciaio, roba. 20 atmosfere. Condizioni anche buone del quadrante. Sì, sì. E richiesta? Lì è un po' alta perché le condizioni sono veramente buone, la rarità. Qui siamo sui 1200, no? Beh, sì. Non è poi così alta, sì. Calcolando 1000 del Breitling, un Vulcan con Vaggio 23, soltanto un movimento viaggia sui 1000 euro. Sì, però sai, Breitling è più nome. Sì, beh, quello, Navitimer. Navitimer vecchio, del 60. Bellissimo, bello, bello. Col Venus 178. Fantastico. 806. Uno dei miei Grail Watch. Poi è arrivato questo che la marca qui c'è poco, Engelbert. No, non la conosco. Però c'è dentro l'Angelus 215. Urca. Cassa sempre laminata? Cassa, una forte incamiciatura che sì, qui che dove si caricava la corona, pure di caricarla, si è consumato. E qui il polsino della camicia probabilmente. Eh sì.
però è un quadrante bellissimo ancora. Bella e patria. Poi la macchina, che è una delle macchine più belle, l'Angelus, sì, l'Angelus più belle e soprattutto anche rare, difficile trovarli. Questo con movimento un Angelus. Altro, poi mi è arrivato un Omega fuori misura. C'è sempre lo squale, per chi gli interessa. C'è sempre, sì. Questo Omega fuori misura. Quadrante originale. Che belle anse ciccione. Bella questa pattinatura con... Sì. Sembra leopardato. Corona originale. Ti richiamo fra poco. Secondo me poi Stefano? Ciao. Ti posso richiamare fra 5 minuti? Sì, bene. Ti chiamo io dopo. Ciao. Grazie Dario. Lanchino di forma con casse in acciaio o cromata? Potrebbe essere acciaio. Beh, di forma non se ne vedono molti, ciao Nicola, guarda che bel lanchino di forma con le lancette a radio ancora in buone condizioni. Bello, guarda che meraviglioso sub cassa. Poi ho trovato una bella scatoletta per il 120. Quello è un bello orologio, quello lì. Se trovassi le maglie in più avremmo fatto bingo. Poi si è aggiunto questo Omega alla gara. C'è sempre Gigi Lecultre. Bello. L'Omega crono da gara? 2,50. Bello anche lui. Qui abbiamo questo è un po' di roba da bagni di sangue. Beh, giustamente. Un russo. Un Caravelle. Un Moselle. Un... Ma è roba... sembra nuovo. Quello è il fondo di magazzino. Automatico. Faceva parte della serie X, quelli con la cartellinati. Ah, ho niente, questi qui no. Questi qui sono quelli... Bad Caravelle. È il Caravelle. Lo mettiamo nella bacheca qua del... Sì, dei bagni di sangue. Dovresti scrivere bacheca bagno di sangue. Racchetta con la sua scatola. Quella è per Mirko. Quando Mirko adesso quando arriva glieli rifiliamo a lui. Dai, prepariamo il biglietto. Anzi, lo facciamo preparare a Mirko, che lui è bravo a fare queste cose. Gli dici, Mirko, devi prepararmi il biglietto bacheca bagno di sangue. Dai. Beh sì, donatore di sangue. Qui ci sono quelli belli. Da bagno di sangue, eccolo qua. Va bene, grazie Dario, ci vediamo dopo. Ciao amico ciao, mio. Grazie per i movimenti. Presi? Sì, li ho fatti ritirare la Teresa. Oh, Maurizio, ciao, che viene da Prato. Sì. Come va? Beh, benissimo. Siamo e è Angela, giusto? Buongiorno, sì. Ciao Angela. Dai, watch a check, dai. Vai. Vediamo un po'. Spinnaker. Uno spinnaker. Quello che aveva recensito. Bello, particolare. Questo qui è un movimento NH35, due corone. Sì. Bellissimo. Invece Angela cos'hai oggi a polso? Ma va che carino! Però di questo non so niente. L'ho trovato, bello, l'ho bello. Fatto rimettere, vedi, virato. Però... Ma un quadrante occhio di tigre che è la fine del mondo. Sì, infatti era bello. Però non so niente di che cosa c'è dentro, niente. Ma sicuramente un movimento svizzero. Sì. Bello, era bellino proprio per il quadrante. Bella, complimenti. Cioè, è la tua malattia questa. È la mia malattia. Cioè, te non hai io contagiato. Sto facendo tanti di quei danni, sì, io con sta mania degli orologi. Quando e lei invece watch check, vedo comparire da sotto un polsino un simpatico Speedmaster, può essere? Sì, una delle innumerevoli versioni. Madonna, il cane ha tirato un po'. Ma dai, così non l'avevo mai visto con sto logo.
Sì, col cavalluccio dorato. Bello. Come mai il crono inserito? Se no non si vedeva il cavalluccio. Giusto. E carica manuale o automatico? No, manuale. Per cui è un professional. Sì. Bellissimo. Bello. Complimenti. Poi, dall'altra parte. Ce l'hai il mio portachiavi? Sì. Ce l'ho. Ma... lo mettiamo subito su eBay a 1.800. Beh, certo. Signori e signori, il vero Swatch Scuba Tiffany disponibile al mercatino di Limbiate al Banco del Dario. In offerta speciale a quanto? 1.800. Affrettatevi, partite da dove siete, mollate quello che state facendo e venite a Limbiate a comprare il Tiffany Swatch Scuba con bracciale in alluminio. Cioè, l'originale non è in plastica, è in alluminio. In vero alluminio, in vero alluminio. Sì, quello è stupendo. Ma certo. È un meccanico automatico. Ma è alluminio o bioalluminio? Ovviamente, stavi dicendo. Una domanda. O bioalluminio. Bio, ecco. Si stinge? L'unica cosa che è la tinta è che non stinge. Questo non stinge. Va bene, dai. Non stinge. Meno male, almeno quello. Ciao Dario, grazie. Ciao, amico mio. Ciao. Vado avanti, proseguo con il giro. Ciao, Dario, ciao. Tanto veniamo dopo a ritrovare il nostro amico Dario per i saluti. Proseguiamo con il giro. Non è uno scelto, eh? Cosa giornata del mare? No, cosa via? Quello automa quando suona, ting, esatto. Si muove forte. Ciao Davide! Ciao. Com'è, amico mio? Tutto bene? Tutto bien? Tutto bien. Questo qui è uno. È quello che. Un po' di rottami. E anche dei bei wheeler vetta. Sì. Ma sono grossi. Sono grossi. Sono grossi. No, sono 100 euro l'uno. Sì, sì. Il Turino non è. E vabbè, se non lo vieni, mi. Ma che bello engine di forma. Sì, grazie. Beh, prendo. Tiramelo fuori, va. È al quarzo, eh. È al quarzo? Però, dai, mi. Queste sono i dolce, serie Dolce Vita, dovrebbe essere questa, esatto. Qui. Penso. Omaggio, no, di quello? 600. Sì. Proprio nuovo nuovo, eh. Sì. Hanno riprodotto anche le. C'è qualche fondo di magazzino. Il motivo lo. Vedo, tira fuori quei wheeler vetta che sono veramente belli. Facceli vedere agli amici a casa, poi abbiamo anche un bel primero stamattina, sì. Cioè non si scherza più, ragazzi, qua. Il Monaco, tanta roba. Guardate che bello. Sai già che meccanica monta? Va giù. Dove li metti? C'è qua. No, sai che. Vuole un attimo a. Bravissimo, bravo. A sparire. Automatico, sì. Sì. Sono automatico. Anche allora. 22 con 18 fini. Belli. Massimo 20, io. Okay. 22 no. Guarda pure. Fai dopo do un'occhiata. Cioè, sì. Hai tempo un attimo. Sì. Dopo do un'occhiata. Sì, sì. Il primero? Allora, questi 700 mi sembra, sì. Se non ho letto, sì, male. Sì, 700. Posso vedere quello, per favore? Il monopulsante? Sì. No, ma tu andavi 5, ce li avevo. Primero siamo a 1.700, calibro 400, appena stato previsionato. Ghiera in oro o laminata? La ghiera è laminata. Ghiera placata. Quadrante blu. E sai che è virato al viola? Al sole si vede. Sì, perché comincia. Sì. Sai che il blu tende a svanire, sì, col tempo. È virato al viola. 1.600. C'è un radietto. Porta fortuna. Il invece il Monaco. 800. 8? Sì. Bello il quadrante in condizioni strepitose. Sì, sì. Molto bello. Grazie. A te. Bello, bello. Tieni, caro. Grazie. Poi vabbè, c'è qualche Lorenz. Beh, vedo sto wheeler vetta qui nuovo. No, pardon. Scusami. Guarda, ci sono gli ovetti di Pasqua. Gli ovetti di Pasqua, ecco, per i clienti. Io.
Certo, ti viene qua, l'ovetto in omaggio. Automatico questo? Sì, automatico. Me lo sono dimenticato. Per richiesta? 2,50. Carino, cassino in acciaio. Bello. Tutti il fondo di magazzino. Bello sempre anche Lorenz, il Lorenz. 77,50 questo. Poi c'è un bel Longines. Anche questo è nuovo. Ma quante novità, ma sta settimana hai speso, sta settimana qua mi sono rovinato. Madonna che pesante che è, però bello. Un bestione. Sì. Ciao. Ciao. Questo è un bestione. Mamma mia, questo è gigante. Che bello, Lindbergh. Quello carica manuale. Questo qua dell'87. Richiesta di questo? 1000. 1000, millino. Che meraviglia! Sarà dell'87. Quando hanno fatto il 75esimo. Cos'è? Il movimento. Non lo so. Ma non è Unitas questo? Non so, questa è serie limitata, vedi, 1000 esemplari. Ma sono andati. Qui devo cambiare il cinturino perché. Fantastico, bello, non l'ho mai visto. Sì, poi, dai, tiri. No, perché dopo hanno fatto l'automatico, vedi. Ah, c'è il regolatore poi, interno. Sì, sì. Poi schiacci questo. 18. E regoli l'ora. Vedi. Il bottone qua e regoli l'ora. Così come. Me lo puoi dare in mano a me che faccio le inquadrature. Quando l'ho comprato nell'87 c'ha una scatola grande così con l'aereo in legno Lindenberg con tutta la sua scheda, addirittura con il viaggio che lui ha fatto da New York a Parigi. Con la coroncina. Erano che si stacca, 75 anniversario che aveva fatto. Poi dopo, nel 95, più o meno 96, hanno fatto quello automatico così, però questo qui è carica manuale. Bello, bello, complimenti, bello, un bel orologio, un bel pezzo, bravo. Guardate che meraviglia che ha oggi il nostro amico, che non mi ricordo mai il nome. Alberto. Alberto? Roberto. Un bel primero con un calendario completo, quadrante Guinochet e fasi luna. Bello, bello, complimenti carissimo. Stai. Ciao Francesco, watch check, vediamo signori e signori, orologio diver della Chiara e l'orologio della Clou, un Perseo addirittura, fantastico. Invece no, stavo imitando la bambina. La bambina. Cos'hai oggi al posto? Uno Squail medium size. Access. Access. L'avevi anche settimana scorsa? Può essere? No, settimana scorsa era un altro, non mi ricordo se era questo o un altro diver. E poi vabbè, l'acquisto di oggi. L'acquisto di oggi, un omeghino. Bagno di sangue. Quanto hai pagato? 20 euro. Calibro 2,6, poco di più. Poco di più di 20 euro. Calibro 2,6. Referenza 26-39-13. No, è una bella misura con la cassa in acciaio, indice a radio. Bello, sì, indice a radio, lancetta a radio, belle, belle. Bello. Pamela, invece tu cos'hai oggi a posto? Ma io ho un Sicura. Stamattina ero ma così. Ma sei sicura di andare in giro con Sicura? Che non è neanche giusto l'orario, non volevo fa niente, ma fa le 8:35, ma scusa, ma che ore sono? Invece la Teresa ha il suo Zenith. Ha il suo Zenith, il mio primero, c'è cioè il mio primero, poverina. Mirko è là perso. Ciao Mirko, sì, tranquillo. Va bene. Sì, quando vedi la rumenta non capisci più niente. Un automatico. Ciao bello. Cosa hai trovato? Buongiorno. Tutta rumenta. E questo qua che è il bilanciere. Bilanciere, ma c'è dentro il bilanciere? Penso. Me l'ha portato proprio lui. Ah, ok. Me l'ho chiesto in settimana. Perché non si sa, ma il Davide ha tanti bilancieri. Ah. Se si richiede, se ce l'ha, te lo procura. Bene. Quindi un po' di rumenta. Giusto, ci sta. Hai visto che ne ha una cassetta piena anche il Dario? Sì, ho già acquistato dal Dario. Ah, ok. Già cioè, sono arrivato, mi ha detto, c'è una cosa per te, ecco. Che sta lì. Ha già fatto danno, quindi. Già fatto danno. E col microrotore, deriva dalla Buren. Sì, ho 12 o 2. Hoyer con microrotore ho... Della Buren. Per Mancini, la prima serie. No, non è per Mancini. Eh sì, perché... Ma no, ma che c'entrano? Eh sì, anche aveva la corona di lama.
si metteva di qui. Sono qua, il contrario. Lo metti dove vuoi. Vabbè, sì, vabbè, wow, wow, wow. Beh, però per azionare il crono è giusto averlo dalla parte di qua. Sì, sì, sì. No, no, beh. Beh, comunque. Questo è un bel pezzo. Sì, sì, un bel pezzo. È raro poi. E sì, abbastanza. Ce ne sono, cioè sono non tanti in giro. Oh. Ciao, ma sei venuto in moto? Sì. Andiamo a vedere la moto. Cromata. Questa di che anno è, hai detto? Del 2006 la mia. 2006. Quando l'hanno fatta? E poi ne ha smesso di fare nel 2011, ma era quella più cara, ne sono tutte, tutte cromate, le varie. Poi ho fatto il 2004 che ha smesso di fare l'anno scorso perché non sono riuscito a fare l'Euro 5. Bella, bella, complimenti. È perché non sai stare in piedi in moto, non sai stare in piedi in moto. Ti ho rubato la moto. E io ho frenato, la ruota davanti mi è si è chiusa, si è chiusa e sono andata per e non la tieni più. E mi ha venduto la moto. Dovevi prendere il Nevada 750 che aveva più sprint, però era sempre basso, sì. Era favoloso. Io comunque lo avevo prima di questo, però mi è arrivato un bellissimo 13 ZN davvero? Fatto un revisionare da... signore, ma l'avevi già il 13? No, non è questo. Quello era in oro, sì. Col quadrante rifatto, questo sì. È il quadrante originale, acciaio. In acciaio. Ah, interessante. Questo è veramente una roba... Io ti giro per questo stamattina. Sulla sua macchina ci faccio fare appena voi. E poi, ecco. Adesso moneta. Guarda che è bel. Beh, è bel, 1911? Guarda, bello. Guarda che chicca. No, non è 1901, le piccinine. Ma che le belinda. Ma va che le belinda amati. Ma va che le belinda amati. Teresa. Ma che belin che le. È belin. Bello, bello. Cos'hai al polso oggi? Un sicuro? Ma sei sicuro? Anche tu? Quello con reggiseno? Sia tu che la PAM, c'è da rifare il lumen alle lancette. Invece dall'altra parte? Ah, beh, giusto. Andiamo di Hamilton. In onore alla famiglia Hamilton, anch'io stamattina ho messo il Marf. Non mi sembra proprio. Bella lì. Che bello il mio Marfi. Ciao Corrado, allora. Prima del watch check, hai appena finito di fare danno, mi sembra. Cosa hai comprato? Ho preso un Landerino 48. Dai, dopo ce lo fai vedere. Sì. Watch check, cosa hai portato oggi? Un cadolino. Bellino. Poi... E di qua un omeghino. Sì, master. Bello, quadrante nero. E invece oggi... Bagno di sangue? Bagno di sangue oggi. Aspetta, non so più dove l'ho messo. Tu sei il referente dei Seiko? Eccolo. Dal buon Dario. Dal buon Dario, dove che roba bella ha preso i bus. Guarda che bel landerino 48 con delle lancette strepitose. Fini 80. Bello bello. 200 piccolino. Pulsanti a oliva. Abbastanza raro trovarlo quei pulsanti a oliva. Sì, mi piace. Piccolino. La cassa è cromata ma in condizioni strepitose. Bella Corrado, complimenti. Grazie, grazie Cesare. Ciao, ciao caro, ci si vede. Ciao ciao. Buon Davide, ci vediamo. Ciao alla prossima, ciao ciao. Ciao, ci vediamo. Ciao Dario, ci vediamo. Grazie, alla prossima. Ciao Dani. Ciao, domani. Ci vediamo domani, Ciao Giada. Ciao Mirko, ha detto Nicolò. O Nicolò ha detto... Ciao belli ragazzi. Ciao domani. Ciao Dario, domani. Ciao, ciao, ciao. Vieni bello carico, facciamo festa. Domani, ok. Bene amici, giro al mercatino terminato, adesso andiamo a casa. Io oggi cosa ho cacciato? Teresa, ce l'hai ancora al polso? Eccolo qua, signori, è lui o non è lui, ma certo che è lui, un bello meghino da polso, bagno di sangue, 200 euro, automatico, anni 50. E se l'è già fregato la mia mogliettina. E
la Chiara invece cosa ha cacciato? Ha trovato questo gioco, un orologino. Un orologino che gli ha regalato il Dario. E il gioco. E il giochino. Bene. Ok. Mirko cosa ha cacciato oggi? Una borsata. Ah no, abbiamo trovato anche la sveglia. Ah sì, la sveglia. La sveglia Jäger. Un po' un casino, fatti vedere così. Vabbè. Bello quello lì, se riesci a farlo andare. Guarda, questi movimenti qua non sembra, ma si smontano, eh. Togli questo, viene via a pressione. Bello. Che bello. Bella la Jäger, due giorni, un racchetta. Scatola garanzia. Fantastico. Nicola, tu cosa hai cacciato oggi? Omega. Omega di prima. Ah sì, questa l'avevamo, avevamo fatto un watch check anche prima. Bello, complimenti. La Clo cosa ha cacciato oggi? Due pupazzi, un pinguino e... è una roba che non si capisce. Sembra quello di Mr. Bean. È vero. Casco. Ciao amici, alla prossima. Ciao. Ah no, Maurizio, tu cosa hai cacciato? Niente? E tu? Neanche. Va bene, allora chiudiamo qua il video. Bene amici, allora se il video vi è piaciuto come al solito cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, ricordatevi di spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti e se vi scappa abbonatevi al canale, 99 centesimi al mese e sconto sulle revisioni, sconto sulle revisioni, beige, emoticons eccetera eccetera, chi più ne ha più ne metta. Ciao, alla prossima.